Siamo in streaming, giusto, Antonella? L'ho Sì, visto l'avviso. hai visto bene, bene. Allora, direi che possiamo cominciare. Sì. Perfetto orario. Benvenuti, sono felice di questa bella occasione di inclusione e integrazione con l'Associazione Albanesi. Saluto il Presidente, siamo oramai amici. Amici da tempo, siete una meravigliosa realtà, ben integrata e sono felice che oggi in qualche modo ci aiuterete a capire in qualche modo la realtà delle donne albanesi, che è anche una realtà di donne che hanno lasciato, diciamo, la loro terra di origine. Oramai siamo alla seconda generazione, se non sbaglio, no? Forse c'è anche la terza in procinto. Il punto fondamentale che ci muove in queste, diciamo, occasioni culturali è far capire alle persone che siamo tutti diversi in realtà, ma siamo accomunati da uno stesso cuore, da una stessa anima, da stessi obiettivi di vita. E quindi vi lascio la parola al nostro moderatore. Grazie a tutti i presenti e prego al moderatore Gianni Balloni, consigliere comunale, se, nonché avvocato. Grazie, grazie, signore Antonella Baiocchi, sempre vulcanica in queste sue organizzazioni. È un piacere per me essere presente in questa giornata dedicata alla donna e rimarcare quindi la forza, il coraggio, la tenacia, l'essere lavoratrici madri, le guerriere del nostro tempo, diciamo ormai. Quindi, insomma, su questo per me è veramente un momento di partecipazione e di condivisione di questa situazione. Particolare anche perché le donne albanesi. Insomma, noi immaginiamo che questa migrazione, diciamo, sia un po' legata al periodo recente. In questi giorni la televisione ci ha mostrato la migrazione del 1991, la barca superaffollata di 20.000. In realtà il rapporto con l'Italia è plurisecolare, insomma, no? Mi pare che le prime forme di migrazione sono venute nel XV secolo, soprattutto nel sud Italia, a seguito dell'invasione turco-ottomana, insomma, no? Credo che ci siano molte comunità. Penso alla piana degli albanesi in Sicilia, dove ancora mi pare c'è una forte tradizione anche religiosa, no? Di rito, in quel caso lì mi pare greco e bizantino. Quindi in realtà i rapporti con l'Italia sono ormai consolidati, insomma, pur mantenendo, devo dire, la comunità albanese sempre molto forte, molto forte la propria identità, la propria tradizione, il proprio folklore. E passo quindi la parola, per non annoiarmi, però, al sindaco Pasquino Piundi, il quale è sempre stato vicino alle situazioni riguardo alle pari opportunità, e ha sempre riconosciuto la forza delle donne anche nell'ambito politico, insomma, no, sindaco? Sicuramente, avvocato Balloni, tu non ci annoi sicuramente perché, insomma, essendo anche uno scrittore, conosci anche le dinamiche che hai ben descritto e che io voglio sottolineare perché c'è un'amicizia ormai, come dicevi tu, plurisecolare tra questi due paesi spondisti, se mi passate il termine, no? Delle due sponde dell'Adriatico. Quindi è un piacere ed è soprattutto un onore celebrare oggi la giornata internazionale dei diritti della donna, quindi un giorno con la comunità albanese che da noi rappresenta un punto di riferimento incredibile, fondamentale, che anche come amministratore devo dire che per noi è, diciamo, un elemento proprio di conoscenza che fa crescere tutta la comunità. Diciamo, è un giorno di festa che però deve essere occasione proprio di riflessione fino a che punto sia arrivata la lotta per assicurare la parità effettiva dei diritti tra i due sessi, perché spesso parliamo, facciamo tante tavole rotonde, poi dopo nella pratica bisogna vedere che cosa questo produce. Sicuramente sono stati fatti passi avanti. E voglio ricordare il percorso fatto, l'ho detto anche l'altra volta, non per mera esposizione di muscoli amministrativi o politici, ma perché va bene, insomma, ricordare i percorsi per far sì che questi poi conducano a una meta e soprattutto per non rifare degli errori se sono stati fatti o per far tesoro delle esperienze. Quindi non posso non citare
la presidente Maria Antonietta Lupi, con la quale insomma era iniziato questo percorso quando io ero vicepresidente della provincia, e che ha portato la nostra provincia veramente ad essere una delle province più virtuose e dove veramente è stata rappresentata la vera pari opportunità. Alla guida di queste pari opportunità, oltre alla presidente, c'era l'assessore che era un uomo ed era il sottoscritto, quindi diciamo una bellissima immagine dove veramente la pari opportunità, non c'era una divisione, una determinazione o un qualcosa che potesse, no, dare adito a diversità di vedute, no, era la stessa veduta, la vera opportunità, la pari opportunità. Quindi una volta che sono diventato sindaco di San Benedetto, ecco perché parlavo di percorsi e di usufruire dei percorsi virtuosi, io ho voluto declinare la mia amministrazione proprio al femminile, soprattutto per quanto riguarda le politiche più importanti, quelle che vanno diciamo a confrontarsi con le persone e quelle che devono risolvere i problemi che a volte le amministrazioni comunali, che giustamente pensano ai lavori pubblici, pensano all'urbanistica, pensano alla cultura, a tutto quello che ne consegue, al turismo, perché siamo una realtà turistica, ma può sfuggire un sottobosco che invece noi dobbiamo intercettare. Ecco come si diventa comunità. Comunità si diventa così. Quindi ho voluto mettere a frutto tutte le mie esperienze, quindi oltre all'assessore Antonella Baiocchi, che ha un assessorato ad hoc, proprio per far vedere l'importanza che noi vogliamo dare alle pari opportunità, anche al sociale, che lavora di concerto con le pari opportunità, c'è una donna, e qui collegata c'è l'assessore Carboni, alla presidenza della commissione consiliare, che è una commissione consiliare che annovera tutti i gruppi politici e civici, c'è un'altra donna che è Maria Adele Girolami. Nell'osservatorio delle politiche sociali c'è un'altra consigliera comunale che si chiama Brunilde Crescenzi. Questo per far capire la volontà di questa amministrazione, insomma, di dare spazio a chi poi ha dimostrato, dimostra e dimostrerà sul campo di essere un valore aggiunto, altrimenti parliamo, ci riempiamo la bocca, regaliamo il rametto di mimosa, siamo tutti contenti e poi dopo non cambia nulla. Invece deve cambiare, perché è una giornata, come dicevo, per riflettere sul perché continuano a verificarsi episodi di violenza in gran parte proprio a carico delle donne stesse, insomma, no? Alle quali è stato negato in passato un diritto all'evoluzione, mentre la donna rimaneva in casa, no, nell'antichità, l'uomo, il cacciatore, andava a caccia dei leoni, tornava a casa, era il coraggioso, ma gli sfuggiva tutto ciò che c'era intorno a quel mondo, che poi dopo, tornando a casa, lo faceva stare bene, non creava problemi. Poi nel corso degli anni la donna si è evoluta e ha dato dimostrazione di essere molto, diciamo, più avanti dell'uomo, e l'uomo continua a uscire e andare a caccia del leone. Quindi di questo noi dobbiamo essere coscienti, non per sottovalutare, diciamo, il ruolo dell'uomo. No, il ruolo dell'uomo è un ruolo fondamentale, importante, nel momento in cui riconosce che leader si diventa sul campo, non si diventa autoproclamandosi. Questo è il concetto che io, nella mia vita, nel mio percorso politico, nel mio percorso professionale, ho potuto in qualche modo, insomma, apprendere e fare mio. Quindi, oltre questo, il 12 ci sarà un'altra conferenza con delle donne del Senegal, quindi per far capire proprio la giornata internazionale, che non ci si racchiude dentro al bozzolo della propria esperienza, ma si vuole allargare ed essere messi a conoscenza di tutte quelle dinamiche, affinché insomma si arrivi a dare quel contributo, quello che voglio citare una vostra connazionale, Maria Teresa di Calcutta, quello che disquisiva Maria Teresa di Calcutta, la goccia nel mare o nell'oceano. Cosa conta una goccia nel mare o nell'oceano?
se ne accorge nessuno. Però se vai a vedere sia i mari che gli oceani sono formati da gocce. Quindi noi, nel momento in cui daremo quella goccia, avrà un valore molto, molto più forte del rametto di mimosa, che ben venga, è bellissimo e fiorito, ma che serve a volte solo ed esclusivamente per salvare la coscienza, per far vedere che c'è un rispetto verso l'altro sesso, ma se non è accompagnato da comportamenti corretti e cogenti a quello che veramente stiamo dicendo e vogliamo in qualche modo esaltare, non abbiamo fatto nulla se non ipocrisia. Scusatemi se mi sono dilungato, ma è un argomento che mi appassiona particolarmente. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie, grazie Sindaco, sempre puntuale e preciso. Visto che vedo collegata tra l'altro l'assessore Emanuele Carboni, citata anche dal Sindaco stesso, chiedo al Sindaco delle sfide dei servizi sociali di dare un suo saluto o contributo. Grazie Assessore Carboni. Grazie a voi per l'invito. Io non mi dilungo più di tanto, solo un semplice ringraziamento per questo invito. Mi fa molto piacere essere qui stasera ad ascoltare questa conferenza, perché la comunità albanese è una comunità molto estesa qui nella nostra città, con la quale anche io personalmente, così come l'assessore Baiocchi e altri consiglieri, abbiamo avuto spesso dei rapporti di condivisione di problematiche, e quindi volevo esprimere anche questa sera la mia vicinanza a questa comunità e la mia diciamo disponibilità a qualsiasi insomma evenienza. Il vostro Presidente sa che sono sempre disponibile, quindi per qualsiasi cosa ci sono, ci siamo. Grazie, buon proseguimento. Grazie, grazie Assessore Carboni. Grazie, ciao. Ciao, ciao. E direi di passare la parola alla dottoressa Nietta Lupi, Presidente della Commissione Pari Opportunità di Ascoli Piceno, ma mi pare recentemente nominata anche membro della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche. Prego, dottoressa. Salve, non so se mi sentite, ho dei problemi forse nel microfono. Ti sentiamo, non perfettamente, ma ti sentiamo. E quindi io saluto il rappresentante, appunto, il presidente e le belle signore che vedo tutte collegate in galleria. Volevo parlare un attimo di questa, tra virgolette, festa dell'8 marzo. In realtà c'è poco da festeggiare, mi sembra. I femminicidi sono raddoppiati, il 98% di chi ha perso il lavoro durante questa pandemia è una donna, secondo proprio dati Istat, e anche la rappresentanza politica e istituzionale ha subito un duro colpo dall'ultimo governo, come abbiamo visto, perché avete visto le polemiche che hanno accompagnato la formazione del governo Draghi. E quindi quello che noi temiamo fortemente è che appunto le donne che vedranno e che sono state nominate come sottosegretarie stiano sempre dietro la sedia degli uomini che invece sono stati nominati e hanno accesso alle stanze dei bottoni. Molte ministre sono senza portafoglio e in realtà quindi hanno una scarsa rappresentatività. Però devo dire che quello che noi faremo è continuare a controllare che anche nel territorio vengano dati giusti riconoscimenti alle rappresentatività femminili. Quindi l'arretramento della condizione femminile passa anche da queste nomine che appunto le famigerate Polverosa hanno cercato di introdurre anche nei consigli di amministrazione e che invece ancora adesso non vengono rispettate. Quindi la pari opportunità a questo livello, che è rappresentata appunto da una serie di disparità grosse che vediamo giornalmente, che si manifesta anche nel famoso gender pay gap. Le donne che lavorano allo stesso modo degli uomini prendono degli stipendi più bassi. Le donne in sanità, questo è il mio caso essendo io medico, sono le ragazze adesso si laureano da molto tempo con voti migliori e il maggior numero di maschi. Ora la rappresentatività delle donne è arrivata al 70% nella fascia di età più giovane tra le dottoresse dell'ospedale. Eppure anche qui arriviamo a un soffitto di cristallo che fa diventare soltanto il
10% primarie le donne e il 2-3% direttori di dipartimento. Eppure ripeto, nelle università le donne sono più brave, nei concorsi sono più brave, si laureano con voti migliori e danno i migliori risultati nei concorsi. Però arriva un certo punto della loro carriera che si devono toccare, perché le politiche di conciliazione, appena hanno un figlio, hanno delle frenate brusche nella loro vita familiare, perché non nella loro vita professionale, perché i figli non è vero che sono condivisi equamente tra marito e moglie, ancora i mariti hanno quasi l'atteggiamento del cacciatore che diceva il sindaco, per cui si ritengono un gradino sopra alla donna che per stare a casa. E nella scelta tra le due, tra i due mestieri da mantenere, tra i due lavori da mantenere tra maschio e femmina, il 90% delle volte si sceglie di mantenere il lavoro dell'uomo e la donna deve rinunciare proprio perché non ha possibilità di affidare il figlio a delle strutture che noi sappiamo appunto sono carenti in tutta Italia. Ma ora appunto finisco con queste considerazioni o rispettamente di varie opportunità e mi unisco ai ringraziamenti per appunto la comunità albanese per la loro importanza che hanno assunto nell'ambito della nostra città e quindi le invito a esporre tutto quello che appunto necessitano e di cui hanno bisogno e soprattutto, come dicevo al Presidente, a inserirsi anche nella nostra commissione pari opportunità. Facendo la domanda, io ritengo che appunto una presenza della vostra comunità sia sicuramente gradita e accettata all'interno della commissione provinciale delle pari opportunità. Quindi io aspetto una vostra richiesta formale di entrare a far parte della commissione e sono ben contenta ora di ascoltarvi in questo pomeriggio. Grazie. Grazie dottoressa Lupi. E visto l'invito che hai fatto inoltrato al presidente dell'associazione albanese, insomma, Vasil Nushi è qui e quindi gli diamo la parola. Grazie presidente. Buonasera a tutti. Buonasera a lei. È un gran piacere per me che faccio parte qui in questa videoconferenza organizzata da parte del Comune San Benedetto insieme con nostra associazione. Prima di tutto, io faccio un auguri per tutti donna in mondo, per tutti donna in Albania, albanese ci sono qui, anche per normale, anche per donna italiane. Auguri per tutti. O, come si dice nella lingua nostra, Gesuor Festen, Gesuor Tetmarsin. Perché in festa nostra c'è pure festa per madre. Prima di tutto vorrei ringraziare tutti voi, specialmente sindaco che sta su oggi con noi, il presidente Lupi che oggi sta con noi. Normale senza sempre nostro presidente assessore che noi diciamo assessore Baiocchi è numero uno per associazione nostra. Lo stesso un ringraziamento va anche per assessore Carboni, assessore Filippo Olivieri e un altro consigliere Stefano Muzzi che stavano sempre vicino a noi per aiutare, per lavorare, per arrivare a tutti i nostri obiettivi. Questa videoconferenza che oggi noi stiamo facendo qui, per noi è un grande onore. Oggi abbiamo un'occasione per parlare per donna. E io come persona, quando sento così, dico che quando parlo per donna, noi uomini devi stare zitto. Allora, e io in questo momento non puoi dire di più. Non puoi parlare di più, perché per parlare per donna non è facile, per trovare tutte parole, per trovare tutti modo per spiegare come è una donna, come lavora,
che devi fare una dona e altro, perché la dona è un simbolo per tutti famiglia, è un simbolo in nostra società, è un simbolo in nostra vita. Scusa, io non puoi parlare più, perché meglio lasciamo quella bella ragazza che sono pronto per parlare e per spiegare e per dire chi è donna albanese in nostra società. E l'unica cosa che puoi fare è quella. E un'altra volta, nostra lingua. Gesuar Tet Marsin. Buon Tet Marzo a tutti donna in mondo. Bene, grazie Presidente, molto chiaro. E prima di passare alla relatrice, ridò la parola un attimino qui dall'assessore Baiocchi. Antonella, la scaletta mi dice che devi dire qualcosa tu, altrimenti ti sorpassiamo e... Microfono. Eccoti. Diciamo che ho già fatto il saluto, non voglio dire niente di più. Ho già detto tutto all'inizio. È un momento importante di condivisione e di armonia tra le diversità, è quello che dovremmo avere in ogni momento dell'anno, perché ogni essere umano è diverso dall'altro. Noi abbiamo purtroppo ancora nel 2021 una difficoltà a considerare la diversità un valore. È vero che ci riempiamo la bocca di questa, diciamo, affermazione: la diversità è un valore, bisogna cogliere le potenzialità del diverso, ma in realtà nel nostro profondo siamo ancora indietro, abbiamo ancora difficoltà. Si crede, tendiamo a credere di sapere quale sia il modo giusto di essere, e ognuno pensa di conoscerlo, onde per cui se credi che ci sia un modo giusto di esserlo, e in realtà non c'è, in definitiva tendi ad escludere chi diverge da quel modello. Quindi è una, diciamo, formazione che ancora bisogna che ci rimbocchiamo le maniche per far arrivare nel cuore e nelle menti delle persone quella del rispetto del diverso. C'è molto da fare. Questa di oggi è una piccola goccia, come ha detto il sindaco, nell'oceano. E il sindaco che ha ripetuto le parole di Madre Teresa di Calcutta, ma i passi avanti per arrivare alla meta sono sempre fatti di un passo alla volta, e quindi per bonificare gli oceani una goccia alla volta di acqua dolce, sinonimo di amore e di rispetto. Prego a voi. Grazie, grazie dottoressa. Allora passiamo la parola alla relatrice, che io vedo essere identificata sempre con Elona Yushi Pasha, ma invece Adelina Axier. Non so il mio accento, la mia pronuncia, se sia adeguata, mi vorrete scusare, insomma, ecco, però prego allora. Prego Adelina. Buonasera a tutti, mi sentite? Sì. Ok, allora, come avete detto anche voi, la relatrice vera di questa videoconferenza è Elona Pasha, ma per motivi di salute leggo io in posto suo. Il materiale l'ha preparato lei, vediamo passo passo che ha scritto, che io l'ho letto l'ultimo momento. Prima di cominciare, da parte mia faccio un augurio a tutte le donne albanesi per prima, tutte le donne italiane che sono le nostre sorelle, le nostre amiche, le nostre vicine di casa, che il meglio non si può. E tutte le donne del mondo. Adesso passo direttamente al materiale. Salve a tutti, tantissimi auguri per la festa delle donne. Per ognuno di voi, di noi, questa festa ha un significato, perché ognuno di noi ha una donna nella sua vita. Per noi femmine questo giorno ci fa sentire orgogliose ed è un privilegio essere davanti a voi. È un enorme privilegio esprimere a nome di tante infermiere, dottori, imprenditori, cuochi, aiuti cuochi, insegnanti, donne albanesi che vivono e lavorano nel comune di San Benedetto. Oggi parliamo a nome delle maestre della scuola albanese Madre Teresa di San Benedetto, a nome dei membri dell'associazione albanese di San Benedetto, delle donne migranti, donne albanesi e donne europee. Desidero che oggi davanti a voi sentiate una voce femminile.
Permettetemi di iniziare con un grande ringraziamento per il Comune di San Benedetto, per il Sindaco, per le due assessori Antonella Baiocchi e Manuela Carboni e il consigliere Stefano Muzzi. Sappiamo benissimo che non sarebbe mai bastato il desiderio dell'integrazione da parte degli albanesi senza il vostro appoggio. Siamo testimoni di sofferenza, sostegno e successo, perché questa è la forza della donna albanese. Vi ringraziamo per la collaborazione con il Presidente dalla parte dell'Associazione Albanese di San Benedetto. Sappiamo benissimo che senza la collaborazione di entrambe le parti, noi oggi non saremmo qua. Sappiamo bene della continua inesistenza da parte del Presidente che ha appoggiato la voce della femmina albanese nella zona di San Benedetto. Ringrazio di cuore tutti, assessori, per l'appoggio che avete mostrato per gli albanesi. Parlare delle donne albanesi deve scavare nel tempo. Sono infinite le sofferenze, i sacrifici e i valori nei anni. La donna albanese è una figura inevitabile nella storia. Per anni e anni, alle femmine albanesi, come a quello in tutto il mondo, sono mancati i diritti e hanno lottato per raggiungerli, combattendo, spesso negando a se stessa di essere una donna. Non so se avete mai sentito la parola albanese burnesh. Tanti anni fa, burnesh si chiamavano quelle donne che per imprevisti della vita, per i problemi familiari, che rimanevano senza un uomo in famiglia, era obbligata a diventare tale, vuol dire burnesh. Burnesh stava in mezzo ai più grandi uomini, la sua parola aveva un grande peso. Già in quel periodo la femmina albanese ha mostrato coraggio per non arrendersi al dolore, alle sofferenze, alle problematiche. Durante i difficili anni del comunismo, la parola donna veniva meno usata. Era un periodo in cui le donne lavoravano come gli uomini, passavano ore e ore nelle fabbriche, nelle fattorie, ma non le veniva mai affidato un ruolo come direttore. Le avevano negato i diritti, fino al punto in cui anche l'8 marzo si chiamava la festa delle madri, mai la festa delle donne. In Albania si festeggiava la festa delle madri. Sì, la festa delle madri. In Albania il 7 e 8 marzo erano due date che portavano la primavera. Il 7 marzo si festeggia come festa delle maestre e l'8 marzo quello delle madri. Da dopo gli anni 90 la festa delle madri viene considerata come la festa delle donne. Fin ai anni 90 era una festa ufficiale, ma dopo non veniva più vista come tale. Oggi l'8 marzo viene considerato un giorno della rivolta delle donne per ottenere i diritti e va ricordato come il giorno del loro raggiungimento. Sono serviti anni di sacrifici, di fatiche, di dedizioni per arrivare fino a qua. Ed ora alle donne viene anche affidato il ruolo di dirigere. Oggi le donne albanesi costituiscono una percentuale soddisfacente delle posizioni dirigenti. Inoltre, gran parte delle posizioni vengono affidate a donne e in ogni istituzione vede il suo predominio. La figura della donna albanese inizia a cambiare con la sua educazione. È stato questo momento fortunato per lei in cui centinaia di uomini si sono rivolti all'immigrazione e le donne si sono dedicate all'istruzione. Questo è stato il grande punto di svolta che ha preso la figura della donna. Dopo gli anni 2000, scuole, ospedali, università, enti privati e statali sono dominati dalle donne, e non solo la femmina, ma la femmina istruita. Sebbene questi anni possono essere considerati anni di grande cambiamento per molte donne, non dobbiamo dimenticare che ci sono ancora donne che vengono violentate, che subiscono abusi psicologicamente e fisicamente, costringendo molte di loro a correre i rischi di vita da single scegliendo l'immigrazione. Questa è la forza delle donne. Molte di loro hanno scelto di prendere la difficile strada dell'immigrazione, trasformando il dolore in forza. Gli anni dell'immigrazione erano pesanti per la donna. Nelle famiglie in cui è emigrato il capo famiglia, la donna è diventata improvvisamente marito e moglie di famiglia, è diventata contemporaneamente madre e padre. Molti di loro
decidono di emigrare per non separare la famiglia. Un gran numero di donne emigrate ha un'istruzione superiore o secondaria. Molti di loro avevano un buon lavoro in Albania, ma hanno scelto di lasciare il lavoro, il comfort e la carriera per due motivi principali: per tenere unita la famiglia e per il futuro dei loro figli. E oggi? Come donna oggi? Nonostante gli anni siano passati, quelle ex emigrate che hanno emigrato senza conoscere la lingua, la cultura, lo stile di vita, sono diventate delle vere signore nella zona in cui vivono. Molti di loro li contattiamo di una situazione o nell'altra quasi tutti i giorni. Impossibile passeggiare per le strade di San Benedetto e non vedere albanese, che qui hanno iniziato a costruire la loro famiglia e la loro vita lavorativa. Ci sono quasi 1000 albanesi nella zona di San Benedetto e circa 500 donne albanesi che vivono e lavorano in questa zona. Nessuno di loro parla di un inizio facile, no, ma sono convinti che ne sia valsa la pena. Molti di loro, pur avendo una loro professione, si sono adattati e hanno continuato a contribuire insegnando a San Benedetto ai bambini albanesi di continuare ad imparare la lingua. Gli albanesi stanno imparando a parlare anche, i bambini albanesi stanno continuando ad imparare l'albanese anche nella terra straniera. Oggi la mano della donna albanese è in ogni arteria della vita italiana. Negli ospedali non dovresti essere sorpreso se senti qualcuno chiedere «Sie», vuol dire in italiano «Come stai?». Questo perché l'uniforme dell'infermiere, del dottore, è indossata magnificamente anche dai albanesi. A San Benedetto sentirai ovunque voci di lingua albanese, commesse in centri commerciali, camerieri che potrebbero chiederti in albanese se ti è piaciuto il burek. So che non lo capite. Gli albanesi sono famosi per il burek, che è una cottura con feta e vari prodotti da formaggio, ricotta, uova, cipolla, pomodoro, spinaci, eccetera. Perché la donna albanese è ormai una parte indiscutibile della società italiana. Nei ristoranti lungo la costa, da Martinsicuro, San Benedetto, Grottammare, Cupra, Pedato e tutto, è impossibile non incontrare un albanese in ogni ristorante, in ogni hotel, bar o pizzeria, che da anni lavora nello stesso posto di lavoro, perché cucina deliziosamente, parla bene, pulisce correttamente e che serve con semplicità e dedizione. Quando parli di donne albanesi dovresti dimenticare un po' di modestia, perché le parole non sono parole, ma fatti che ti fanno sentire orgoglioso. Sono riuscita a parlare una lingua straniera, lavorare fianco a fianco con i loro mariti per sostenere le loro famiglie, educare i loro figli su come vivere da europei, senza dimenticare che sono albanesi. Si tratta di una donna albanese in cui il coraggio si vede non solo nella decisione di emigrare, ma anche nella sua esistenza a vivere come cittadini europei in un paese straniero. Molto di loro hanno iniziato facendo lavori semplici, perché la famiglia aveva bisogno di un standard di vita. Si sono sacrificati partendo da zero e oggi sono riusciti a diventare imprenditori in imprese di pulizie, saloni di bellezza, ristoranti, commercianti, impegnati di banca, reception e così via. La mano della donna albanese si fa sentire in molti dei ambiti della vita quotidiana in Italia. Ognuno di loro ha un motivo per cui ha lasciato il paese e si è trasferito in un paese straniero, in cui non conosceva nemmeno la lingua. E ciascuno dei suoi risultati è coraggio, forza e storia di successo. L'emancipazione della donna albanese si vede non solo nel modo in cui lavora e vive, ma anche nei altri suoi impegni. Oggi la situazione albanese di San Benedetto è composta per il 50% da donne. La loro composizione non è solo un numero, ma un impegno da apprezzare. Queste donne rappresentano un alto livello di rappresentanza delle donne albanesi. Sono insegnanti, poeti, giornalisti, infermieri, avvocati, giuristi, che mostrano lo spirito degli albanesi da organizzare, integrare e collaborare per trasmettere ulteriormente la cultura albanese, anche se in emigrazione. Sono un esempio vivente che con un lavoro talmente volontario trasmetto la parola, la cultura, il valore albanese anche al di fuori dell'Albania. La donna albanese sembra aver svolto
al meglio il messaggio della grande Santa Maria Santa Madre Teresa. Sappiamo fare cose piccole, cose con grande amore, ma queste non sono cose piccole, sono le basi che nella distanza, nei anni, né fatica e sacrificio non possono cancellare perché diventano sempre più forti. Nelle nostre arterie scorre lo stesso sangue di Madre Teresa, di Elsa Lilla, di Ambeta Tolomani, Lady Gadiu, Alcheta Bissiu, Rita Ora e tante tante albanesi, di altri albanesi che avete applaudito per quello che hanno dato alla cultura, all'arte, alla carità e alla vita mondiale, e soprattutto qui in Italia. Ed è proprio in occasione della festa della donna che voglio sottolineare e ringraziare il Comune di San Benedetto per aver approvato la richiesta dell'Associazione Albanese di San Benedetto di mettere il busto della donna albanese di fama mondiale Madre Teresa, che è l'immagine della donna caritatevole, la donna del sacrificio, la donna della gentilezza, di un grande cuore. Oggi siamo qui riuniti, ma se fossimo in un'altra situazione diversa avremmo celebrato questo giorno proprio come anni fa. E so benissimo che la collaborazione con il Comune di San Benedetto e il sostegno che avete dato agli albanesi è determinante per il nostro successo. La collaborazione con voi è stata di buon aiuto per la creazione, la continuazione e la lunga durata della Stazione Albanese di San Benedetto, della Scuola Albanese Madre Teresa e del Forum delle Donne Albanesi di San Benedetto. Avere il vostro aiuto significa avere l'opportunità di sentirsi valorizzati, supportati, privilegiati e soprattutto di sentirsi orgogliosi. Parlare, sostenere, incoraggiare e fidarsi di una donna non basta vederla, apprezzarla, ammirando l'aspetto, ma ammirare i sacrifici che ha attraversato nei anni e applaudire la sua semplicità. Bene. Molto bene, interessante. Ringraziamo quindi questo lavoro di Elona Yushi Pasha e di Adelina Xav, che chi ha scritto e chi ha letto, insomma. Il lavoro era di Elona, tutto il lavoro era di Elona. Sì, dico, ecco, questa collaborazione. Speriamo che Elona poi in altra occasione parli anche, si rimetta, sì, sul posto, anche esprimersi direttamente. Benissimo. E prima di passare al successivo, dovrei ringraziare Sadete Tabaku, che ci permette di poter fare questa nostra giornata, diciamo, in diretta sul digitale terrestre, al numero 211 di FM TV. Quindi grazie anche per questo, poter essere seguiti quindi oltre, insomma, anche l'estero, immagino, come digitale terrestre. Poi questo punto è albanese, no? Quindi questo, dall'altro sponda, insomma, possono ampliare ancora di più, ecco, e sentire quindi ciò che noi diciamo nelle nostre considerazioni. Ora mi pare che questo punto ci sia anche delle rappresentazioni, delle manifestazioni, delle testimonianze, che credo in cui sia coinvolta ancora Adelina Xaxiu, se non sbaglio, Giulietta Osmanai, Merita Asani, e manca forse una quarta, mi pare, qui ho anche Risa Nushi, che non vedo essere più presente. Ah, eccoci, no, vabbè, perché se è sotto Vasili Nushi, sotto il nome del presidente, in realtà c'è. Quindi benissimo, insomma, ecco, do quindi la parola a voi, lo schermo a voi, e vediamo come vi siete organizzate. Posso iniziare io? Mi chiamo Giulietta. Benissimo. Mi presento, sono Giulietta Osmanai. Buonasera. Inizio col ringraziare il Comune di San Benedetto del Tronto per aver dato noi, donne della comunità albanese, l'opportunità di parlare del ruolo della donna nella società odierna. Io vivo da 21 anni qui in Italia. Sono laureata all'Università di Tirana nel ramo della lingua e letteratura. Ma la conoscenza con l'Associazione Albanese di San Benedetto ha reso possibile la realizzazione del mio sogno, l'ha lasciato già in cassetto, ed ora insegno nella scuola albanese Madre Teresa proprio qui a San Benedetto del Tronto. La scuola mantiene il nome della Santa Madre Teresa, una piccola donna d'origine albanese, ma che con il suo impegno, il suo impegno verso i più poveri, la dignità e il rispetto per la dignità di ogni singola persona, è stata insignita del premio Nobel nel 1979.
La nostra buona integrazione qui ha reso buoni e fruttuosi i rapporti tra noi. Questo è evidente nella realizzazione di alcuni obiettivi e di quelli che saremo in grado di raggiungere insieme in futuro. Uno di questi è proprio la realizzazione di un'opera d'arte, di una figura eroica nazionale nostra, proprio qui nella città di San Benedetto. Siete stati voi rappresentanti del Comune di San Benedetto che avete reso possibile la promozione della nostra lingua con l'apertura della scuola nel novembre del 2018. Questo mostra la cultura che regna nei membri di questo popolo e di questa società. È proprio un ringraziamento speciale è per voi da parte nostra. Grazie. La lingua, va detto che la lingua è la parte inseparabile dell'identità di un popolo. Ne esprime lo spirito, la cultura, la storia, anche se noi viviamo in società ospitanti e ne abbiamo una doppia cittadinanza. Qui il principale è proprio il ruolo della donna. È lei che dona la vita, è lei che sta in contatto stretto con i bambini. Proprio le donne albanesi in Italia, con molto lavoro e fatica, senza tanto sostegno, hanno saputo trovare la strada giusta per integrarsi e realizzarsi, proprio alternando famiglia e lavoro, partendo dai lavori più semplici fino ad arrivare fino alle posizioni ancora più alte nella società italiana. Così va detto che la donna albanese in emigrazione ha l'obbligo nazionale di ereditare la propria lingua madre alle giovani generazioni affinché i nostri figli in futuro visitino l'Albania non semplicemente come turisti, ma proprio come figli che gli appartengono, cittadini che gli appartengono a quella terra. Loro devono saper comunicare, parlare, scrivere, leggere proprio la lingua d'origine. Concludo citando il detto di un poeta conosciuto in Albania che si chiama Naim Frashëri. Se mi permettete, prima lo vorrei leggere in albanese per poter tradurla velocemente in italiano. Gruaja duhet jetë më shumë arsimuar se burri, sepse fëmia së pari merr mësimin nga nëna. Gruaja është nëna e fëmijës. Zonja e shtëpis dhe kret njërëzis. La donna deve essere più istruita dell'uomo, perché il bambino impara prima della madre. La donna è la madre del bambino, è la signora della casa e dell'intera umanità. Grazie. Grazie, benissimo, molto molto bella, insomma, assolutamente confacente a questa giornata e poi credo molto anche aderente alla realtà. Chi è poi la successiva dopo? Quindi grazie Giulietta. Grazie a voi. Sono Merita. Prego Merita. Buonasera. Sono onorata di far parte di questa videoconferenza oggi. Mi chiamo Merita, vivo in Italia da 6 anni e sono una donna divorziata, madre di 2 figli e che sono orgogliosa di loro perché oggi loro fanno la loro vita. Ho passato sulla mia pelle violenza e per questo sono lasciato l'Albania. All'inizio è stato molto difficile adattarmi a un nuovo stile di vita. Non conoscevo la lingua ed era lontano dai miei cari. Ma ho detto basta alla violenza e ho deciso di vivere. Tempo fa un'amica mia mi ha parlato per l'associazione degli albanesi qua a San Benedetto. Mi sono subito far parte. Nel poco tempo ho capito quanto lavoro si fa per realizzare e tutelare la identità, la cultura, aiuto per i nostri connazionali e soprattutto per rispettare leggi e la Costituzione di questo paese. Per tutto questo mi sento privilegiata di far parte in un modo o nell'altro dato da anche il mio aiuto. Adesso sono cambiate molte cose. Sono cambiata anche io. Sono un'altra donna, libera, e voglio ringraziare tutti, quelli che mi hanno sostenuto e danno una mano per non farmi sentire sola, più straniera di quelle che mi sentivo. Voglio ringraziare i cittadini di San Benedetto, alle persone con cui ho lavorato, quelli con cui lavoro oggi, e ai miei connazionali che vengono qua da tanti anni, l'Associazione degli Albanesi di San Benedetto, che mi hanno aiutato moltissimo ad integrarmi in questo paese e in particolare vorrei ringraziare mia sorella che ha vissuto tanti anni in Albania, in Italia,
La prima che mi sostenermi e darmi una mano per potermi rialzare. Vorrei essere un esempio per tutte le donne vittime di violenza. Vorrei che trovassero il coraggio di dire basta, perché chi ti ama non ti disprezza e non ti fa del male. Per tutto questo ho scritto una poesia e spero tante donne trovino il coraggio, che l'ho trovato anche io. Per prima io lo leggo in Albania, nella lingua albanese, e dopo nella lingua italiana. E lovu revrar e shtypre gjakosu, shenja në trup ende më kanë betur. Mi vran ëndrat, por jo shpresën. Ma thevën zemrën, por jo shpirtin. U rëzova, por ungrita me zimbjes dhe lotit, zgjodha jetën. Nuk kthehem më pas, e djeshmja është një natë pa hënë. E sotmja është një diell që shkëlqen. Mjaft me klithma e të qara, ngrije kokën, ec përpara, dua të bërtas, botën ta shkum, mjaft dhunës ndaj gruas, ne jemi la vita. Adesso do lo leggo in italiano, anche può darsi un po' difficile per me, perché sono pochi anni che sto qua in Italia e così mi sento un po' da tutti questi che sono partecipanti, sono più giovane qua in Italia. Ti alleni. Ero stanca, sottomessa, ferita e sanguinata, ancora nel corpo porto i segni. Hanno frantumato i miei sogni, ma non la mia speranza. Hanno spezzato il mio cuore, ma non la mia anima. Non torno più indietro. Il passato era una notte al buio. Il presente, una bellissima giornata di sole. Basta, urla e pianti. Alza la testa e guardi avanti. Voglio gridare al mondo. Basta la violenza sulle donne. Noi siamo la vita. Grazie per l'attenzione. Grazie, Merita. Grazie a te e auguri per il presente e per il futuro. Grazie. Prego, chi tocca? Diciamo così. Eccomi. Irisa, scusami, insomma, questi nomi pochi oggi mi fate confusione. Buonasera. Prego, allora, prima di tutto vorrei ringraziarvi tutti voi per avermi dato l'opportunità di far parte oggi qui. Per voi forse non è un solo un piccolo gesto, ma per noi è l'ennesima dimostrazione che siamo considerati parte integrante di questa comunità. Io sono in Italia da 23 anni e ormai San Benedetto è per me la mia città, la mia vera casa, perché è da tantissimo tempo, quindi ho vissuto più qui che in Albania. Sono andata via quando ero una ragazzina, nel periodo che la situazione femminile era migliorata, diciamo. La donna era un po' più libera, più indipendente e ha cominciato ad occupare dei posti abbastanza privilegiati e importanti. Le cose adesso fortunatamente sono cambiate. L'unica cosa che non ancora c'è tanto da fare è che qua in Italia tante di noi non riescono ad esercitare e a lavorare nella loro professione. Però questo è un sacrificio che tutte hanno preso in considerazione e stanno facendo per migliorare la vita dei loro figli. Per poter dare a loro la stessa opportunità e le stesse occasioni che ci hanno i loro amici e i coetanei italiani. Noi abbiamo un detto bellissimo in Albania, che sarebbe puna është nder, e vuol dire che lavorare è un onore, quindi non importa quello che si fa, importante è farlo con dedizione, con sincerità, con onestà e soprattutto con serietà. E poi per il bene della famiglia si fa di tutto. Allora, io ho scelto di vivere qui perché mi sono trovata subito bene. Ho visto nei San Benedettesi delle persone molto gentili, cordiali, rispettosi, sia per le regole e soprattutto nel rispetto delle persone. Per questo ho deciso di far crescere i miei figli proprio qui, per poter dare a loro la possibilità di vivere una vita migliore.
scusate. Allora, qui, perché la donna ha gli stessi diritti con gli uomini. E qua, perché la donna è considerata parte integrale e parte fondamentale della vita di tutti i giorni. È proprio questo che dobbiamo far capire e far insegnare ai nostri figli, perché proprio da loro comincia tutto. Grazie tanto a tutti e auguri a tutte le donne. Grazie Lisa, a te. Ci fa piacere, insomma, che la nostra comunità si dia questa, insomma, positiva immagine di sé. E adesso direi di tornare quindi ad Adelina. Giusto, Adelina? Ok. Adesso parlo come Adelina. Prego, sì. Mi sono già presentata, sono Adelina Axiu e sono una donna albanese che abita in Italia da di più da 20 anni. La mia vita come donna albanese in Albania non è stata. Io voglio raccontare il mio piccolo vissuto per rappresentare un aspetto positivo della realtà della donna in Albania. La mia vita come donna in Albania non è stata travagliata, bensì ho avuto l'opportunità di proseguire studi di lingua e letteratura, nei quali mi sono laureata, iniziando anche a lavorare come insegnante in una scuola. Ricollegandomi al discorso che ho letto prima di Elona Pascal, vorrei dire che mi ritrovo molto nelle sue parole, quando dice che molte donne hanno scelto di abbandonare la loro vita piena di sicurezze e già programmata. E grazie alla loro forza e il coraggio hanno emigrato in un paese in cui non sapevano né lingua né cultura. I motivi per cui si emigra sono molti, ma lo scopo è sempre lo stesso, avere una vita migliore. Nel mio caso sono venuta in Italia con mia figlia, allora aveva solo 2 anni e mezzo, in braccio, per raggiungere il mio marito che già si trovava in Italia. Ho dovuto lasciare quella vita che avevo sempre immaginato ed è stato molto difficile. Mi sono ritrovata in una nazione in cui non mi sentivo di appartenere. Ho fatto riferimento al mio coraggio e alla forza e alla generosità delle donne che avevo accanto. Inizialmente le mie vicine di casa italiane, successivamente le prime amiche e poi le colleghe di lavoro. Ho imparato e tuttora imparo molto da loro. Sono riuscita a reinventarmi senza poter contare sulla mia laurea, la mia unica certezza in campo di lavoro in Albania. Ho iniziato con i lavori più umili, come tutte, per aiutare a mantenere la famiglia. Mano a mano che il tempo passava, ho imparato la lingua e ho potuto conseguire la patente, che per me allora era un grande passo. La mia passione per lo studio e la curiosità non sono però mai svanite. Qualche anno fa, una mia amica, carissima amica italiana, un'infermiera, mi ha proposto di seguire un corso per diventare operatore sociosanitario, per il quale ho dovuto studiare molto. Per quanto sia stato difficile prendere quell'attestato, è stata una grande soddisfazione. Questo penso sia un chiaro esempio personale di come la determinazione di una donna possa portarla a fare anche le cose più inimmaginabili e raggiungere i propri obiettivi. Questo attestato mi ha permesso di trovare un posto di lavoro nel territorio di San Benedetto, in cui sono stata accolta in maniera eccezionale e in cui tuttora lavoro. E ciò mi ha fatto rendere conto della possibilità che anche noi donne straniere abbiamo qua. Per concludere, voglio ringraziare l'associazione albanese di San Benedetto del Tronto che ha riportato in vita il mio sogno di essere insegnante nella prima scuola albanese della città, la Scuola Madre Teresa. Perciò ringrazio anche il comune di San Benedetto, poiché fare l'insegnante per me non è un semplice lavoro, bensì la mia passione più grande che mi porta sempre grandi soddisfazioni e ne sono molto orgogliosa. La donna è una forza della natura che riesce a superare ogni avversità uscendo vincente grazie al suo immenso coraggio. Auguri a tutte le donne in tutte le parti del mondo. Bene, grazie Adelina. Siamo noi che ringraziamo anche il vostro apporto alla nostra comunità. Vedo collegate molte professoresse, insegnanti, magari visto la giornata internazionale della donna, magari se anche loro, qualcuno di voi vuole intervenire, insomma, non ci farebbe piacere. Vedo la professoressa Anna Laura che ha messo anche il video, quindi non si nasconde dietro.
però ecco, non vogliamo creare, per carità, insomma, se qualcuno ha, ecco, piacere, insomma, è un piacere reciproco. No, al massimo, ecco, io approfitto soltanto di ringraziarvi tantissimo per questo invito, perché è veramente un'occasione importante e veramente arricchente, quindi ecco, posso soltanto dire questo, vi ringrazio tantissimo, perché ecco, diciamo che, insomma, come diceva prima la dottoressa Baiocchi, sono sì sicuramente delle ore di formazione per noi, però in realtà è stato uno spunto invece molto più importante, che è andato molto al di là di questo, quindi grazie veramente, grazie. Grazie, grazie professoressa, per sotto a lei. Se c'è qualcun altro... Professoressa, vedo professoressa Liliana Mazzetti, il microfono. Grazie. Ecco, perfetto, grazie. Condivido, sono una collega di Anna Laura, condivido quello che ha detto e sì, mi è piaciuto mi sono piaciuti molto gli interventi. Devo dire, noi abbiamo sempre avuto nella scuola LISC Nord alunni albanesi e devo dire è il loro merito quello di essere supportati da queste donne che li curano non solo a livello, diciamo, fisico, materiale, ma anche a livello culturale. Ci tengono molto alla cultura e ascoltavo con attenzione le parole della signora Adelina. In effetti è vero, la cultura è molto importante. Anche l'altra signora diceva che bisogna trasmettere la loro cultura. È vero, noi non chiediamo mai ai nostri alunni di dimenticare le loro origini, le loro tradizioni, le loro radici. Anzi, quando è possibile, cerchiamo di condividerle, di farcele conoscere, proprio perché ogni popolo ha delle tradizioni e sono sempre molto affascinanti queste tradizioni. Sono ragazzi, devo dire, adesso forse sono stata fortunata, ma sono ragazzi molto volenterosi, molto impegnati nello studio, senza nulla togliere agli altri. Adesso sembra quasi un discorso di piacere, però insomma sono ragazzi veramente in gamba. Evidentemente ci sono donne alle spalle di questi ragazzi, ci sono madre, donne che le aiutano, li supportano, li guidano veramente bene. Complimenti a tutte queste brave signore e vi ringrazio. Grazie, grazie professoressa Mazzetti. Qualche altro intervento? Non c'è nessuno, faccio una mia... Prego, prego, signor Baiocchi, sì, prima che rientri anche sì. Ecco, ci tenevo a dire due parole sull'associazione albanesi del nostro territorio e soprattutto il pesce manda cattivo odore oppure profuma dalla testa. E la testa dell'associazione albanese è Vasco Nusci. E ci tenevo a dire due parole su quest'uomo, che da quando l'ho conosciuto, ormai sono 4 anni dall'inizio dell'assessorato, è una persona veramente squisita, alimentato esclusivamente dalla voglia di aggregare, dal desiderio di far star bene le persone, i suoi connazionali, ma soprattutto di farli star bene insieme ai nuovi amici, gli italiani. E Vasco, hai lavorato e stai lavorando benissimo e io veramente ti auguro che la vostra associazione, presieduta da te, in qualche modo diventi proprio un fiore all'occhiello, anche a livello nazionale. Perché stai facendo molto, state facendo molto, da soli non si fa niente, certo, ma è anche vero che è fondamentale il gruppo, ma anche un condottiere che sappia condurlo verso la direzione giusta. Quindi siete veramente grandi. Abbiamo cominciato con trovare la sede per la scuola, la madrelingua, ci ha dato aiuto tantissimi personaggi del territorio, tra cui dobbiamo sicuramente ringraziare Don Gianni della Caritas, no? E c'è ancora moltissimo da fare. So che nel cuore avete anche questo riconoscimento per Madre Teresa di Calcutta, albanese, ma che in realtà è la madre di tutti. E quindi col sindaco ne hai già parlato, con me anche, vedremo di darci da fare, di inventarci qualcosa, ok? Di fattibile.
per fortuna siamo in carica ancora fino a settembre, quindi abbiamo qualche mese più, non si sa mai, per lavorare e per concretizzare. Poi al futuro ci si pensa, se ci vogliono ancora saremo ancora qua. Quindi grazie, bene, ci tenevo perché hai diritto di essere ringraziato. E grazie a tutti voi ragazzi, grazie a Gianni Balloni, grande amico, grazie a Emanuela, grazie la mia carissima grazie. Collega, al nostro sindaco. A voi la parola se qualcuno vuol dire qualcosa. Grazie, grazie Assessore Baiocchi. Tu sei il Presidente. No, solo io devi dire sì, grazie per Assessore Baiocchi, grazie per la sua opinione, ma questa non solo per me, perché noi lavoriamo come un gruppo, con un'associazione e ci abbiamo, come ha detto anche lei, sempre, sempre aiuto da parte comune. Prima di tutto, l'assessore Baiocchi è numero uno per la nostra associazione. Non solo ha aiutato, perché parole aiuto è un po' parole, ma lei è stato sempre con noi per mettere a posto tutti quelli che noi vogliamo per arrivare al nostro obiettivo. E per quella, non solo lei, anche altri assessori, tutti di più, anche da sindaco, noi siamo molto, molto contenti e diciamo grazie e auguriamo che anche prossimo tempo lavoriamo insieme. Per quella tempo che viene dopo elezione, quella non è importante. È importante noi lavora e lavora sempre bene. E se lavora sempre bene, siamo sempre noi. Grazie. Grazie a te, Vasco. Ci tenevo a dirti che adesso nel gruppo che in qualche modo vi sarà sempre accanto c'è il consigliere comunale avvocato Gianni Balloni, il nostro moderatore. Ok, entrerà diciamo nella rosa. Grazie assessore, con il mio impegno di oggi mi sono guadagnato insomma questo inserimento. Devono conoscere, capito? Considerando tutte queste belle presenze, insomma fa piacere. Prima. Allora te dei no. Non è conosciuto prima, ma adesso, da domani, a dopodomani trovo il tempo e ci parliamo insieme. Recupera tutto. Lo scelgo il mio apporto e sicuramente farà piacere per quello che posso contribuire. Io avrei avuto piacere dare la parola finale al sindaco, che però penso che si è impegnato. Eccolo, perfetto, a dimostrazione anche di come il sindaco, nonostante i suoi numeri impegni, si è rimasto qui collegato, insomma, per cui le parole iniziali non erano solo di forma, ma insomma anche di sostanza. Quindi, sindaco, pensiero finale a lei. Assolutamente sì, ma è stato un piacere, perché come si diceva, con Vasil c'è un rapporto ormai consolidato, ma con tutta quanta la comunità. Lo avete spiegato benissimo. Infatti prima, nel concetto introduttivo, quando ho fatto il saluto iniziale, ho omesso di sottolineare un fatto fondamentale che comunque è venuto fuori proprio dagli interventi bellissimi che poi dopo sono seguiti proprio da tutte quante le figure femminili albanesi. La condizione nel proprio paese, no, di essere donna trasferito in un'altra realtà dove non dico che bisogna ricominciare da capo, ma c'è un confronto continuo ed ininterrotto con una nuova realtà, con usi, costumi, metodologie diverse. Quindi la donna albanese che si integra perfettamente, anzi fa crescere la comunità dove va a vivere, vive due condizioni di fatto. Quindi ancor di più donna, ancor di più una opportunità per chi ha il piacere e l'onore di poterle ricevere e con loro condividere questi percorsi di cui parlavo prima. Quindi veramente grazie, è stato un momento di incontro particolarmente edificante e sicuramente contribuirà alla crescita della nostra comunità. Grazie di cuore a tutti. Bene, grazie sindaco, grazie a te per le parole. Ringrazio anche gli assessori Baiocchi e Carboni, la Presidente Lupi, il Presidente
Vasil Nushi, spero di dirlo bene, e tutte le altre voi che siete stati più o no, e chi ci ha ascoltato sia nel digitale terrestre e in streaming. Buona serata a tutti e buon festa della donna, allora. Di nuovo Sindaco Redesci. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Buonasera. Buonasera a tutti, auguri. Buonasera, grazie. E anche alle professoresse che ci hanno seguito. Anche al professoressa in ascolto. Grazie. Alle professoresse in ascolto. Grazie. Grazie, buona serata. Grazie mille. Grazie, buona serata. Grazie a tutti. Grazie, buona serata. Grazie. Ciao a tutti. Buona serata.